Buongiorno, buongiorno e benvenuti al webinar Il testo unico sul commercio della Regione Campania, vendita della stampa e distributori di carburante. È l'ultimo evento online del ciclo del programma di approfondimento e informazione sul testo unico del commercio. Sono Paola Pirani di Formez PA, vi do il benvenuto a questo webinar e do il benvenuto anche ai nostri relatori di oggi, Michele Granatiero, dirigente dell'unità operativa dirigenziale attività artigianali, commerciali e distributivi della Regione Campania e Riccardo Roccasalva, esperto di semplificazione Formez PA, ai quali a breve passerò la parola. Questo webinar di semplificazione amministrativa conclude il ciclo dedicato al testo unico del commercio della Regione Campania, un ciclo organizzato in collaborazione con l'assessorato delle attività produttive SURAP della Regione Campania e fa parte un'attività del progetto PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020, supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione. Ricordiamo che il primo evento si è tenuto il 27 di maggio, il successivo il 3 giugno e oggi è quello conclusivo. Nel corso del nostro progetto supporto all'operatività della riforma in materia di semplificazione, fino a dicembre 2019 sono state tantissime le attività di formazione in presenza e a distanza, con eventi di sensibilizzazione e formazione che hanno coinvolto ben 18.000, più di 18.000 partecipanti e di 1.820 amministrazioni. Si sono costituiti ben 7 centri di competenza regionali per la semplificazione: Calabria, Campania, Friuli Venezia Giulia, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria. Ci sono stati dei lavori di affiancamento e consulenza in presenza e a distanza. Si sono svolte ben 12 indagini di monitoraggio e verifica sull'attuazione delle misure di semplificazione e nel frattempo è nata anche la rete, la nostra comunità di pratica, la piattaforma rete.italiasemplice.gov.it, che mette a disposizione di tutti le competenze nell'ambito della semplificazione. Questi sono i nostri centri attivati, come dicevo prima, e queste sono tutte le attività e webinar che si sono svolti in questo periodo. Dalle tematiche che vanno dalla conferenza dei servizi per passare alla notifica sanitaria, SUAP e SUE, spettacoli e trattenimenti pubblici, semplificazioni per imprese certificate, digitalizzazione e testo unico per il commercio. Tutti i nostri eventi in presenza e online li potete trovare al nodo di eventi PA 17455, cliccare sul titolo di vostro interesse e lì vi rimanda la pagina di eventi nel quale potete scaricare le slide e le registrazioni che si sono avute. Andiamo velocemente all'incontro di oggi, il testo unico sul commercio della Regione Campania, vendita della stampa e distributore di carburante, che è un webinar rivolto per lo più al personale operante in Campania, del SUAP, SUE e gli uffici comunali competenti in campo annonario, tutti i referenti delle amministrazioni interessate, gli ordini professionali e tutti coloro che sono interessati a queste tematiche trattate. Dopo l'accoglienza ci sarà l'intervento di Michele Granatiero sulla vendita della stampa quotidiana e periodica e poi Riccardo Roccasalva sulla distribuzione di carburanti. La chat, questo nostro importante strumento nel quale potete scrivere le vostre domande che poi saranno girate ai relatori che risponderanno nell'ultima parte del nostro incontro, tutte le domande a quali non sarà data risposta immediata. Ricordo che le troverete poi sulla pagina di Eventi PA nella quale vi siete iscritti. Appunto, nella pagina alla quale vi siete iscritti, il nodo 240988, che a breve scriverò anche in chat, troverete poi già da questo pomeriggio in serata la registrazione e le slide. Voglio ricordare a tutti quanti che il prossimo 15 di giugno ci sarà un altro nostro evento sul provvedimento autorizzatorio unico regionale e il 17 di giugno invece si concluderà il nostro ciclo di webinar sul silenzio assenso. Dunque andate sulla pagina di eventi e potete tranquillamente già iniziare ad iscrivervi. Ricordo infine che l'attestato di iscrizione verrà rilasciato a tutti coloro che sono iscritti all'evento e che partecipano per almeno il 20% del tempo. A questo punto non mi resta che augurare buon lavoro a tutti e io rimango in chat per supportarvi. Buon proseguimento! Prego, prego Michele, a te la parola. Buongiorno a tutti per questo ultimo, almeno per me, evento.
Passerei direttamente alla comunicazione, che oggi ci vede coinvolti per quanto riguarda in particolare la vendita della stampa quotidiana e periodica, che nell'ambito del testo unico del commercio per la Regione Campania è per la prima volta presente. Quindi è una vera innovazione, anche se l'innovazione è sempre relativa, in quanto nell'ambito di questa attività specifica noi ovviamente dobbiamo riferirci alle norme nazionali. L'altro elemento è la questione della vigilanza e delle sanzioni. Anche qui non abbiamo competenza, come dire, legislativa, neanche concorrente, per cui dobbiamo attenerci scrupolosamente alle norme nazionali, e rispetto a queste poi alla fine, spero di poterlo fare perché ci terrei particolarmente, riferire anche rispetto ad alcune, alcuni rilievi che ci sono stati mossi dal governo, sia per quanto riguarda la vigilanza, sia per quanto riguarda le varie sanzioni, in particolare dal Ministero di Giustizia e da parte della Presidenza del Consiglio. Lo vedremo dopo. Adesso passerei direttamente alla parte prima, cioè quella della vendita della stampa. Rispetto a questo, come vi dicevo, la nostra norma di riferimento è il Decreto Legislativo 170 del 2001, quindi è norma nazionale. Testo unico ci tiene però a rappresentare con forza alcuni elementi, alcuni principi, che sono quelli della libertà di stabilimento, della concorrenza, della liberalizzazione e della tutela del territorio, ma anche del diritto dei cittadini di essere informati a mezzo stampa e del mantenimento del pluralismo informativo. Le disposizioni si applicano anche, ovviamente, alla stampa estera in vendita nel nostro territorio regionale. Le definizioni che sono introdotte, alcune delle definizioni che sono introdotte dal testo unico, riguardano appunto i punti di vendita esclusivi oppure non esclusivi, laddove cioè la vendita dei quotidiani è prevalente o comunque accompagnata da altri tipi di beni o servizi che possono essere previsti e che quindi possiamo tranquillamente vedere. Altro è nella nomenclatura entra anche una parola in particolare, il pastigliaggi, e cioè sono tutti i prodotti che possono essere venduti, ovviamente di genere alimentare, che possono essere venduti nei punti di vendita non esclusivi. Si tratta ovviamente ed esclusivamente di prodotti preconfezionati da vendere in confezione, e che, come potete vedere, si tratta di classi di caramelle, le patatine, gli snack, e quant'altro, che come è normale trovare anche, diciamo, nelle varie edicole. L'esercizio dell'attività riguarda in particolare, come abbiamo detto, la vendita della stampa quotidiana e periodica, che, se andiamo a verificare la tabella allegata al testo unico, che racchiude tutti i regimi amministrativi, possiamo individuare appunto per la stampa quotidiana qual è il regime applicato. Ovviamente si applica la SCIA, sia per quanto riguarda l'apertura, l'ampliamento, il trasferimento della sede, l'ingresso, oppure mentre invece per quanto riguarda la riduzione della superficie oppure la cessazione dell'attività, si fa riferimento alla comunicazione. Per quanto riguarda invece le altre tipologie, le forme particolari di vendita e di distribuzione gratuita che sono presenti nell'ambito, diciamo, della stampa quotidiana, abbiamo che la stampa può essere anche venduta in sedi di partiti, enti, chiese e sindacati, associazioni, in forma ambulante, in sedi di società editrici,
pubblicazioni specializzate diversamente distribuite, possono essere vendute porta a porta nelle strutture turistico-ricettive, in strutture pubbliche o private, però si sono riservate ovviamente ai clienti, e nella distribuzione gratuita da parte degli utenti. In questi casi si applica la comunicazione e non la fascia. Il testo unico in particolare riguarda anche l'attività a carattere stagionale che non può essere inferiore a 60 giorni e non può essere superiore ai 100. Il comune può individuare le zone in cui regolamentare questo esercizio, secondo sempre il decreto legislativo 170, e deve motivare ovviamente questa scelta evidenziando le esigenze di sostenibilità ambientale, come la viabilità, la tutela e la salvaguardia delle zone di pregio artistico, storico, architettonico, oppure può liberalizzare orari e periodi di chiusura, ampliamento di categorie merceologiche e servizi offerti, sempre ovviamente motivando questa scelta, questa indicazione. Chiaramente i punti di vendita, di vendita devono assicurare la parità di trattamento delle pubblicazioni, quindi non si deve fare preferenza per alcuni tipi, altri, oppure addirittura per livelli. Veniamo ai punti di vendita esclusi. Possono appunto innanzitutto destinare parte della superficie di vendita, però ovviamente in modo molto limitato, alla erogazione di altri servizi di interesse pubblico, compresi quelli per l'informazione e l'accoglienza turistica. Possono prevedere la commercializzazione di prodotti diversi, abbiamo detto i pastigliaggi, i prodotti alimentari confezionati. Possono prevedere anche le bevande sempre preconfezionate e preimbottigliate, ma devono assolvere ai requisiti di cui all'articolo 7. Se ricordiamo, ne abbiamo parlato proprio nella prima comunicazione, l'articolo 7 riguarda proprio i requisiti di moralità e di professionalità che devono necessariamente essere presenti per chiunque voglia accedere all'attività commerciale. Comunque, anche vendendo beni, diciamo, di tipo alimentare, come abbiamo visto, l'attività è sempre limitata alla vendita e non alla somministrazione, che ovviamente andrebbe normata in modo diverso. La vendita di alcolici, ovviamente. Mentre invece i punti di vendita non esclusivi possono essere esercitate in regime di non esclusività le tipologie di esercizi commerciali, sempre in riferimento al 170, che per noi è, diciamo, il faro, le rivendite di generi di monopolio, le rivendite di carburanti, i bar, le strutture di vendita con almeno 700 metri quadrati di superficie, gli esercizi adibiti alla vendita dei libri con almeno 120 metri quadrati di superficie e gli esercizi a prevalente specializzazione di vendita per le sole pubblicazioni di identica specializzazione. Quindi in questi casi la struttura può adibire una piccola parte del proprio spazio di vendita alla vendita dei quotidiani e della spazio. Il parametro di riferimento è il 60% del volume di affari, quindi non bisogna superare a questo punto il 40%. Non è consentito ovviamente il trasferimento di sede laddove c'è la possibilità di vendere stampa quotidiana nei luoghi non esclusivi, in quanto la cessione della sola attività di vendita sarebbe. Quali sono le altre forme particolari di distribuzione e vendita di quotidiani? L'articolo 112 introduce queste specifiche forme di vendita a distribuzione ovviamente gratuita e sono appunto, come abbiamo visto anche nel
nell'ambito, diciamo, della tipologia di titolarità che ha l'allegato, sono quelle che possono essere fatte nei sedi di partiti, di enti, chiese, sindacati, in forma ambulante, ad opera dei volontari, a scopo di propaganda politica, sindacale, religiosa, nelle sedi delle società editrici, ovviamente limitata ai propri periodici, nelle pubblicazioni specializzate che possono essere distribuite appunto dalle case che le producono, nella consegna porta a porta, nelle strutture turistico-ricettive, ovviamente soltanto a servizio degli alloggiati, quindi di coloro che frequentano le strutture turistiche, oppure nelle strutture pubbliche e private, riservate ovviamente a particolari categorie che hanno ospitalità in queste sedi, oppure la distribuzione gratuita può essere fatta dall'editore, ovviamente nelle proprie sedi. Tutte queste, come abbiamo visto, sono soggette alla comunicazione al SUAP competente per sempre in riferimento alla diffusione gratuita della stampa, l'editore è soggetto a comunicare al comune del territorio in cui vuole avviare la distribuzione l'intento, ecco, di procedere in tal senso. Ovviamente può farlo attraverso incaricati o collaboratori che ovviamente deve chiamare, e l'elenco di questi incaricati deve essere comunicato al comune competente, all'autorità di pubblica sicurezza. Qui c'è una prima indicazione che ci è arrivata successivamente, ovviamente, alla promulgazione della legge da parte del Ministero della Giustizia. In quanto, se andate a vedere bene il testo, io qui non l'ho riportato come è riportato nel certificato, parla di comune competente, di autorità di pubblica sicurezza del luogo di residenza dell'operatore, mentre invece ci ha tenuto il Ministero della Giustizia a rettificare questa nostra indicazione, ovviamente riferendo l'autorità di pubblica sicurezza esclusivamente al luogo in cui avviene la vendita attraverso gli incaricati e i collaboratori. I collaboratori possono svolgere questa attività utilizzando un tesserino di riconoscimento che è numerato, che è aggiornato con le generalità, la fotografia ovviamente dell'incaricato, e deve essere ovviamente sempre mostrato ogni qualvolta venga richiesto durante i controlli che possono essere. Laddove ci dovesse essere la perdita dei requisiti soggettivi, il tesserino deve essere ritirato da parte dei clienti. Passiamo adesso invece alla seconda parte, che è relativa alla vigilanza e alle sanzioni. Mi rendo conto che questa è una parte forse un po' tediosa, perché ovviamente si tratta di individuare per ognuna delle specifiche tipologie di vendita quali sono i livelli di infrazione e come possono essere colpiti da parte delle autorità. Ognuna di queste, infatti, ha una sua specifica casistica e deve essere ovviamente rispettata. Ritengo che forse la cosa più opportuna sarebbe una lettura molto più specifica del testo, anziché dilungarci. Però ovviamente è bene fare una piccola panoramica, in modo da individuare proprio i vari campi, ecco, in cui si definisce questa particolare materia. In particolare, per quanto riguarda la plastica, il divieto della plastica monouso e biodegradabile, non riciclabile, cosa che abbiamo
visto nel primo, nella prima comunicazione, non vorrei sbagliare, mi sembra che sia l'articolo 3, il comune è sempre il comune competente, è quello in cui l'attività viene svolta. Ovviamente è competente sia per quanto riguarda l'applicazione delle sanzioni amministrative, sia per quanto riguarda l'accertamento e la discussione delle sanzioni. La sanzione amministrativa pecuniaria varia da 500 a 3.000 euro, ovviamente a seconda della gravità della. Ah, ricordiamo una cosa, però. Forse non so se l'abbiamo detto nella prima comunicazione. Ovviamente quando noi parliamo di obbligo di non utilizzo di plastica monouso o non biodegradabile, noi facciamo riferimento, perché peraltro è stato anche oggetto di una vostra domanda, facciamo riferimento ad un obbligo che ci deriva dalla norma che per adesso è esclusivamente quella comunitaria, da un regolamento. Il regolamento comunitario entrerà in vigore da gennaio 2021. Noi l'abbiamo con la nostra norma in un certo qual modo anticipata, anche se anche noi diciamo che entrerà in vigore ad un anno dall'entrata in vigore della legge. Quindi ci troviamo sostanzialmente ad accavallarci. Pensate però che la norma regionale ovviamente era partita circa 2 anni e mezzo prima, e quindi voglio dire l'indicazione di volerla anticipare allora c'era tutta, insomma era del tutto giustificata. Però consideriamo una cosa, l'obbligo in regione Campania riguarda gli enti pubblici, quindi non è possibile che noi con la nostra legge obblighiamo un privato a non utilizzare gli elementi in plastica. Che cosa significa questo? Che gli enti pubblici sul territorio regionale possono a questo punto devono introdurre nei propri bandi, nei propri avvisi, nelle proprie attività di individuazione, per esempio delle mense e così via, devono introdurre l'obbligo per l'operatore economico di non utilizzare prodotti in plastica. In questo senso, sì, in questo caso è certamente obbligato e quindi scattano ovviamente le sanzioni. Poi abbiamo le sanzioni per quanto riguarda il commercio in sede fissa. Come vediamo e come vedremo sempre, il comune è l'autorità competente all'accertamento e alla risposta, è il comune dove avviene l'infrazione. L'attività riguarda ovviamente l'apertura di attività commerciali sull'ingresso in assenza di titolo abilitativo, oppure in l'assenza o la perdita dei requisiti morali o professionali, oppure l'ampliamento dimensionale o merceologico, il trasferimento di sede degli esercizi commerciali in assenza del prescritto titolo abilitativo, nonché la violazione delle prescrizioni in materia igienica. Tutte queste attività, se svolte in assenza, diciamo, delle prescritte regole, comportano l'obbligo di disporre, previa contestazione, l'immediata chiusura oppure la cessazione dell'attività e regola della contestazione, nonché la sanzione pecuniaria, che va da 2.500 a 15.000 euro. Poi abbiamo l'attività in sede fissa. In particolare evidenzio questo aspetto particolare per non dedicarmi agli altri, le attività commerciali in forma di outlet, in assenza di requisiti è punito con la sanzione da 5.000 a 30.000 euro, con una sospensione dell'attività per massimo di 30 giorni in caso di reiterazione. Per reiterazione si intende due volte sostanzialmente. Poi ovviamente se andiamo già alla terza, l'esercizio addirittura è a rischio di chiusura. L'inosservanza della disciplina relativa agli orari di vendita, quindi le vendite straordinarie, le vendite sottoposto, le vendite di liquidazione, quelle di fine stagione, le promozionali, sono punite con la sanzione tra 500 e 3.000 euro, oltre alle sanzioni nazionali ed internazionali. Vado un po' più veloce perché vorrei poi parlare anche di quelle altre cose che vi dicevo. Per quanto riguarda l'attività del commercio in sede fissa, sia per quanto riguarda le medie strutture di vendita e gli esercizi speciali per la vendita di merci ingombranti e le merci su aree private, che necessitano ovviamente di autorizzazioni o di SCIA,
decadono se l'attività non inizia entro 12 mesi dal rilascio dell'autorizzazione oppure dalla consegna del vaccino. Per in particolare per le grandi strutture il termine diventa 24 mesi. Ci sono ovviamente delle distinzioni e delle proroghe in presenza di specifiche situazioni, per esempio se ci sono comprovate necessità e quindi richieste specifiche, oppure se insieme all'autorizzazione o alla CIA il titolare dell'attività è anche titolare delle opere edilizie da realizzare. E quindi in questo caso ci si può anche dilungare. La revoca del titolo amministrativo per la chiusura di un esercizio commerciale in caso di sospensione dell'attività per un periodo superiore ad un anno, salvo cause non imputabili al titolare, è una ulteriore sanzione amministrativa che viene comminata. Ad ordinarlo è il CIVA, cioè l'ufficio comunale. Per quanto riguarda la vendita al dettaglio, anche qui ci sono ovviamente le competenze del comune di riferimento e riguardano le infrazioni riguardano la mancata presentazione della CIA, onesta o falsa dichiarazione di uno o più contenuti della CIA stessa, l'apertura di un accesso direttamente dalla pubblica strada e quindi la possibilità dell'introdursi. Di persone all'interno delle attività senza controllo. Comportano una sanzione anche qui pecuniaria da 2.500 a 15.000 euro e la contestuale interruzione della forma speciale di vendita fino alla cessazione dell'attività. Poi abbiamo le forme speciali di vendita al dettaglio rispetto alle quali la casistica è quella dei prodotti per corrispondenza, quindi laddove c'è un invio di prodotti al consumatore senza richiesta, oppure per esempio il titolare di un'emittente televisiva che consente la vendita senza accertare il possesso dei requisiti del titolare dell'attività, oppure non indica durante la trasmissione le generalità, quindi la riconoscibilità del soggetto titolare dell'attività. Oppure la vendita al dettaglio presso il domicilio del consumatore. Anche qui ci si può avvalere di incaricati senza aver comunicato l'elenco, come abbiamo visto già in precedenza, senza aver comunicato l'elenco all'autorità della pubblica sicurezza e al comune stesso. Oppure addirittura permettere ai soggetti incaricati di circolare senza perseguire di vita. Altre sanzioni sono quelle sempre delle forme speciali di vendita, quelle relative alla onesta presentazione attuata della comunicazione per la cessazione delle attività, oppure in caso di recidiva, laddove appunto le sanzioni possono essere raddoppiate. Come dicevo, a partire dalla terza violazione, in caso di reiterazione multipla, ovviamente c'è addirittura la sospensione dell'attività per un periodo, comunque non superiore a 20 giorni. Dipende sempre dalla gravità, ovviamente, del caso. Voglio guardare anche il tempo, perché vorrei passare anche alle altre slide che mi sembrano più interessanti. In presenza di carta di esercizio, lo vedremo nella prima comunicazione, in presenza di carta di esercizio, ma in assenza dell'attestazione comunale, che sono i due atti che permettono la riconoscibilità ai fini, diciamo, assicurativi del titolare, c'è la sanzione da 600 a 3.000 euro. Oppure l'omessa presentazione al SUAP della comunicazione per la cessazione dell'attività al commercio, e pulire anche qui con una sanzione pecuniaria, oppure la mancanza del tesserino, appunto della vidimazione relativa al mercatino, quando nel caso dei mercatini specialistici, relativa al mercatino in caso di svolgimento, oppure la mancata esibizione del tesserino agli organi di controllo, oppure addirittura utilizzando
prezzi di vendita unitari superiori a quelli previsti per questo tipo di vendita, che è appunto di 250 euro. Vorrei andare direttamente la questione che vi volevo accennare per i rilievi che ci sono stati fatti, che poi ovviamente le slide le potrete vedere. Dunque, andiamo direttamente. Ecco qui. Dunque, il Ministero delle Finanze si è espresso su alcune questioni che riguardano la nostra legge regionale, chiedendo ovviamente di fare delle integrazioni delle modifiche. In particolare in merito alla paventata introduzione di un sistema sanzionatorio che esula dai poteri legislativi regionali. Come sappiamo, la legge regionale non può entrare nel merito di competenze che non le appartengono, in quanto sono esclusive statali. In particolare, appunto, si tratta delle norme sanzionatorie che sono appunto di competenze statali. Gli articoli che sono stati presi in considerazione sono l'articolo 20,3, l'articolo 21,3, 58 e 71,7 e 8, rispetto ai quali ovviamente dovremo, che riguardano appunto tributi comunali. Che cosa significa questo? Significa che il Ministero delle Finanze ha ritenuto sussistere il pericolo che le amministrazioni comunali possano introdurre, nei propri regolamenti delle attività sanzionatorie che non le sono, che non sono proprie. La Regione però ci ha tenuto a specificare una cosa più. E lo abbiamo fatto attraverso una chiarificazione. Per ognuno degli articoli che sono stati chiamati in causa abbiamo dato la giustificazione che ognuno di questi articoli proviene dalla precedente normativa regionale, che è in particolare la 1/2014. Rispetto a questa norma precedente non c'era stato mai nessun rilievo da parte né del governo né da parte della Corte Costituzionale. E quindi praticamente noi non abbiamo introdotto nulla di nuovo rispetto al quadro complessivo precedente. Rispetto a questo, quindi, abbiamo formulato le nostre controdeduzioni, riteniamo quindi di non dover adottare alcun provvedimento amministrativo e legislativo di correzione, e quindi ovviamente attenderemo poi fiduciosi l'intervento da parte del governo. Altra questione invece più importante è quella che riguarda altri elementi. Io mi scuso perché non ho potuto introdurlo nelle slide, ma ovviamente produrrò tutta la documentazione nella parte che andremo a specificare nella parte scritta. Riguarda la presidenza del Consiglio, dunque, riguarda sì, la presidenza del Ministero dell'Interno, scusatemi, in quanto è questione proprio di. Cioè, ci è arrivata ieri mattina, quindi ecco, e riguarda alcuni punti rispetto ai quali sono state date dalla norma regionale delle indicazioni che invece anche qui attengono alla potestà esclusiva nazionale, quindi statale, della norma. Si tratta in particolare, come è possibile capire, essendo il Ministero dell'Interno che ha emanato queste non indicazioni, ma sono proprio degli obblighi, perché si tratta di andare a specificare quando per ognuno degli articoli che vengono chiamati, in particolare per quanto riguarda la parte sanzionatoria, entrano nell'ambito della competenza della pubblica sicurezza e quindi degli organi di governo. Specifici, diciamo. Si tratta degli articoli e io li ho rappresentati molto sinteticamente, ma ripeto che li metterò per iscritto. L'articolo 49,3, l'articolo 61,2, l'articolo 67,13, l'articolo 113,2, l'articolo 152,
è l'articolo 76 e 77 per alcuni commi e l'articolo 91,1. Ripeto, sono delle specifiche che vengono richieste ed anzi indicate come obbligatorie da parte del Ministero dell'Interno e ovviamente le troverete nella parte relativa ai quesiti e alle nostre risposte. Probabilmente credo di aver, come dire, credo di aver completato il tempo a mia disposizione, se no avrei dato qualche riferimento maggiore. Se vuoi altri 5 minuti, puoi tranquillamente prenderli, non ti preoccupare. Allora lo dico. Per esempio, allora, l'articolo 49,3 riguarda per esempio la vendita e la raccolta degli ordinativi di acquisto presso il domicilio dei consumatori, che intende avvalersi degli incaricati, come abbiamo visto. Si diceva, come vi ho anche anticipato, che l'elenco diciamo, di questi incaricati deve essere comunicato all'autorità di pubblica di sicurezza. Ma il riferimento non è il luogo nel quale ha residenza o la sede legale il titolare, ma è il comune in cui avviene. Poi vi è l'articolo 61,2 che riguarda il divieto di sottoporre a particolari restrizioni l'esercizio del commercio su aree pubbliche. Nella nostra legge diciamo per comprovati motivi di pubblica sicurezza. Lo Stato ci ha, come dire, corretto, in quanto non è competenza nostra specificare quali sono i motivi di pubblica sicurezza e quindi ci ha richiesto di modificare il testo dicendo al posto di motivi di pubblica sicurezza anche per motivi di viabilità, carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse, quindi non di pubblica sicurezza. Poi l'articolo 67,13 riguarda la disciplina sulle aree mercatali. Anche qui abbiamo ammesso una indicazione che riguardava il divieto di accesso diciamo, dei mezzi, dei veicoli, dicendo che potessero circolare soltanto i mezzi di soccorso delle forze dell'ordine. Anche qui abbiamo avuto un richiamo, in quanto va specificato. Come dire, ulteriormente quali sono i livelli di, come dire, di penetrazione in queste aree da parte dei veicoli a ciò espressamente abilitati. Poi c'è l'articolo 113 che riguarda l'attività di diffusione gratuita della stampa. Anche qui c'è un riferimento errato all'autorità di pubblica di sicurezza del luogo in cui avviene di residenza o sede legale del titolare, mentre invece deve essere specificato che si tratta del comune di riferimento, del comune di interesse territoriale. E poi c'è l'articolo 152 in cui si fa ancora riferimento agli organi di polizia per quanto riguarda la vigilanza sull'applicazione delle norme e qui c'è anche un ulteriore chiarimento da apportare in quanto le forze di polizia non hanno competenza sulla vigilanza dell'applicazione delle norme e quindi bisogna individuare quali sono come dire, gli organismi istituzionalmente a cui istituzionalmente sono attribuiti questi compiti. Ripeto, poi altre questioni le troverete direttamente nella parte di risposte alle vostre domande. Vi ringrazio della pazienza e vi saluto ovviamente, poi passeremo successivamente magari per alcune domande che potremo dare in diretta. Grazie. Grazie, grazie mille. Allora lascio la parola a Riccardo Roccasalva e vi auguro buon proseguimento. Prego. Grazie Paola, buongiorno a tutti. Dunque, nel mio intervento parleremo delle norme invece che riguardano la distribuzione carburanti, quindi tutta la parte
relativa sia agli impianti stradali, quelli privati, le funzioni dei comuni, la questione sempre molto dibattuta sulla localizzazione e il collaudo. E finiremo con la vigilanza e le sanzioni. Stiamo parlando del capo nono del titolo secondo, quindi sono 30 articoli che vanno dal 114 al 143, più alcuni articoli finali che riguardano rispettivamente la vigilanza e le sanzioni previste dall'articolo 152. L'articolo 154, che è molto importante perché stabilisce quale sarà il contenuto minimo obbligatorio del regolamento di attuazione delle disposizioni regionali sulla distribuzione carburanti, e l'articolo 159, che invece è l'articolo dedicato alle abrogazioni legislative in generale, che prevede appunto che con l'entrata in vigore del testo unico è abrogata la legge regionale 8 del 2013, che, come sapete, fino a un mesetto fa era appunto la legge regionale di riferimento. Allora, c'è un articolo iniziale, non l'ho messo nelle slide, che riguarda fondamentalmente i criteri seguiti dalla regione per quanto riguarda la normativa, e quella che devono seguire anche i comuni per il rilascio delle autorizzazioni. E un criterio importante, naturalmente, è quello della compatibilità. Su questo ho inserito delle slide alla fine, che riguardano fondamentalmente un aspetto legato alla legge 124 del 2017. Come sapete, la legge, l'articolo 1, i commi da 100 a 119, che prevede proprio quali sono i criteri per la compatibilità degli impianti carburanti. Quindi questa è una legge nazionale già esistente, a cui fa riferimento naturalmente il testo unico. Se abbiamo tempo alla fine dell'esposizione andremo a commentare anche quelle slide, altrimenti le trovate comunque nel materiale. Allora, le definizioni dell'articolo 115 riguardano l'impianto, naturalmente queste sono definizioni già invalse nelle precedenti leggi, la 6/2006, la 8/2013, eccetera. Quindi il complesso commerciale unitario sulla pubblica via all'esterno della sede stradale, dotato di propri accessi ad uso esclusivo dello stesso impianto, e che poi sono costituiti, come sapete, da uno o più apparecchi di erogazione automatica di carburante, eccetera, eccetera. Più le aree destinate agli edifici, ai manufatti per i servizi all'automobile e automobiliste, ed eventualmente anche autonome attività commerciali integrative, comprensive di parcheggi e relative aree di manovra. Naturalmente tutto ciò potrà esserci in funzione della tipologia di impianto, a seconda che si tratti di chiosco, di stazione di rifornimento, e soprattutto a seconda di quelli che sono i parametri e gli indici edificatori previsti dalla normativa vigente. Poi anche su questo ci arriviamo. Per quanto riguarda gli impianti a uso privato, invece, come ci ricorda appunto l'articolo 115, un complesso autonomo che è costituito da attrezzature fisse e mobili collegate a serbatoi utilizzate esclusivamente per rifornire autoveicoli di proprietà o leasing di imprese produttive o di servizi. Quindi produttive si intende naturalmente imprese manifatturiere o imprese che producono servizi, e che si sono ubicati, dice la norma, all'interno di stabilimenti, di cantieri, di magazzini e simili. Ricordo che anche per gli impianti a uso privato, naturalmente, va fatto, oltre all'autorizzazione, va poi effettuato anche il collaudo. L'articolo 116 riguarda invece i requisiti soggettivi, e qui c'è un rinvio tout court all'articolo 7. Naturalmente, aggiungo io soltanto il comma 1, perché il comma 2 dell'articolo 7, come sapete, richiama i commi da 6 e 6 bis dell'articolo 71 del decreto legislativo 59/2010, cioè i requisiti per il commercio alimentare e per la somministrazione. Qua invece parliamo naturalmente di una forma di commercio non alimentare, quindi naturalmente ci interessa il comma 1, quindi per quanto riguarda appunto la vendita di carburanti e prodotti accessori. Quindi richiamate l'articolo 7,1, richiama l'articolo 71, i commi da 1 a 5, che sono appunto quelli per il commercio di generi non alimentari, requisiti morali. Prosegue il testo unico con l'articolo 117. Quali sono le funzioni dei comuni? Sicuramente il rilascio
dell'autorizzazione per l'installazione e l'esercizio di impianti di distribuzione carburante comprensiva del permesso di costruire. Quindi sì, è a tutti gli effetti un titolo unico, classico titolo unico, procedimento unico autorizzatorio previsto dall'articolo 7 del DPR 160 del 2010, no? Quello dello sportello unico. La norma dice, questo lo anticipo, l'articolo 154 nei contenuti prescrittivi del prossimo regolamento di attuazione regionale prevede appunto che la regione emani norme per quanto riguarda il procedimento autorizzatorio. Naturalmente questo non vuol dire che nelle more dell'approvazione del regolamento i comuni non possano autorizzare, tutt'altro, si continuerà semplicemente ad autorizzare, quindi con l'iter autorizzatorio previsto attualmente, di cui già troviamo alcune disposizioni negli articoli che commenteremo a breve. L'altra funzione importante dei comuni è la fissazione dei criteri e degli orari, nonché dei turni di apertura e chiusura, sulla base però degli indirizzi regionali contenuti nel regolamento di attuazione. L'articolo 121 introduce i bacini di utenza. Che cosa sono questi bacini di utenza? Sono appunto delle aree territoriali omogenee, diciamo così, dal punto di vista della distribuzione carburanti, o meglio, individuate sulla base di alcuni parametri, quali l'erogato medio, quelli trovate tutti quanti nell'articolo che stiamo commentando, la densità media degli impianti, quindi il numero di impianti per chilometro quadrato, il rapporto tra il numero di impianti e gli abitanti, il rapporto tra il numero di veicoli che circolano in quell'area e gli impianti, l'altitudine media del comune, eccetera. Quindi, ma a che serve individuare questi bacini di utenza? Serve alla regione perché in sede di regolamento regionale, per i bacini di utenza che risultano carenti di servizio, la regione potrà prevedere particolari tipologie di impianti e specifiche agevolazioni, quindi potrà prevedere quindi un'offerta differenziata per aumentare lo sviluppo qualitativo dell'offerta in quei bacini appunto che sono più svantaggiati, che sono più in ritardo. L'articolo 122 riguarda un aspetto molto importante relativo agli impianti carburanti, e cioè il problema spesso si risolve in un problema della localizzazione. La norma esordisce con un incipit, una disposizione che già era contenuta, se vi ricordate, nell'articolo 83 bis del decreto legge 112 del 2008, cioè gli impianti di distribuzione sono autorizzati, naturalmente nel rispetto delle prescrizioni del testo unico, quindi dal punto di vista meramente localizzativo. Possono essere localizzati in tutte le zone omogenee previste dagli strumenti urbanistici comunali, tranne che nella zona A. La zona A, come sapete, qua parliamo della zona A di cui al DM 1444 del 68, quindi quella che suddivide il territorio dei comuni in varie zone omogenee. La zona A è quella del centro storico, quindi al di fuori della zona A è possibile localizzare. Naturalmente questo non vuol dire che se presento una pratica per una zona B o C, o anche la zona D, che è la zona destinata tipicamente agli impianti produttivi, questo non vuol dire che l'autorizzazione sia un atto dovuto. Poi chiaramente la norma opportunamente dice nel rispetto delle prescrizioni del testo unico, quindi occorrerà poi rispettare gli indici di edificabilità, le eventuali ulteriori restrizioni, eccetera, ma dal punto di vista della mera localizzazione non può essere opposto appunto un problema di localizzabilità per quei progetti che si riferiscono a zone territoriali omogenee diverse dalla zona A. Questo appunto lo diceva il legislatore nazionale fin dal decreto 112 del 2008, come dicevo, e viene richiamato anche, lo diceva anche la vecchia legge regionale, viene richiamato anche nel nuovo articolo 122. La localizzazione di impianti carburanti, comprese le attività complementari, compresi i servizi integrativi, quali sono? Vengono elencati, ma a titolo non esaustivo, officina meccanica, elettrauto, gommista, lavaggio, servizi di lubrificazione, eccetera, ottenuti in deroga alle norme commerciali di settore, costituiscono un mero adeguamento degli strumenti urbanistici. Dice la norma, in maniera forse, come dire, che può suscitare qualche dubbio nel lettore,
costituisce un mero adeguamento degli strumenti urbanistici in tutte le zone e sottozone dello strumento urbanistico generale non sottoposte a particolari vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali e non comprese nelle zone A. Qual è la criticità? La criticità è che chiaramente è un mero adeguamento nel caso in cui ci troviamo in una zona territoriale diversa dalla zona A, questo è pacifico. Scritta così sembrerebbe dire se invece ci sono vincoli paesaggistici, ambientali o monumentali, torna il divieto di localizzazione previsto per gli impianti che si volessero localizzare in zona A. Non è così, naturalmente. Se abbiamo un impianto che si trova in una zona di vincolo, naturalmente, tramite il SUAP occorrerà anche acquisire nulla osta relativo a quel vincolo, quindi un vincolo paesaggistico, un vincolo ambientale, un vincolo monumentale, ma questo non si traduce in una in assoluto divieto di localizzazione. Semplicemente andrà nella conferenza dei servizi a questo punto indetta per quell'impianto, andrà naturalmente acquisito e invitato anche l'ente preposto alla tutela di quel vincolo. L'articolo 122 prosegue per quanto riguarda la localizzazione con i criteri, i requisiti e le caratteristiche che devono avere le aree e dice che questi criteri, questi requisiti e queste caratteristiche delle aree che i comuni già avevano individuato con i piani di razionalizzazione dei carburanti, piani come sono stati chiamati nelle edizioni più svariate, quelli che i comuni erano già stati chiamati a fare ai sensi del decreto 3298, devono essere adeguati alle disposizioni del testo unico e del nuovo regolamento di attuazione, se qualora non conformi, entro che tempistica? Entro 90 giorni dalla data in cui entrerà in vigore appunto il futuro regolamento di attuazione regionale. Per quei comuni che alla data di entrata in vigore del regolamento di attuazione non hanno fissati i criteri, i requisiti e le caratteristiche di cui sopra o non hanno provveduto all'adeguamento, si applicheranno le norme vigenti. Che vuol dire si applicano le norme vigenti? Le norme del testo unico, le norme del regolamento di attuazione, a cascata naturalmente le norme statali. Il comune, ci ricorda l'articolo 122, può anche riservare aree pubbliche all'installazione di impianti. Quindi ho un'area libera all'esterno della sede stradale e naturalmente non potrò darla direttamente su domanda, ci mancherebbe altro a un interessato, ma mi dovrò comportarmi come qualsiasi area pubblica che voglio destinare all'esercizio di un'attività, quindi dovrò fare un bando. E dovrò previamente stabilire i criteri per l'assegnazione della licenza e per la concessione di suolo e pubblicare quindi un bando di gare e assegnare quest'area o queste aree al vincitore o ai vincitori. Quindi questo è evidente. I comuni individuano indici di devono, individuano vuol dire che devono individuare indici di edificabilità, criteri e parametri necessari non solo per la localizzazione degli impianti carburanti, ma anche per realizzare adeguati servizi alla tua veicolo e all'automobilista. Abbiamo visto quali sono, abbiamo detto che parliamo di officine meccaniche, parliamo di autolavaggio, ma anche attività commerciali, somministrazione e quant'altro. Vi ricordo che a questo proposito, che in una slide che vedremo alla fine, la Regione Campania nell'allegato al testo unico, nella tabella che riepiloga i regimi abilitativi per i vari impianti, ha previsto sempre comunque anche il regime abilitativo nel caso in cui voglio aprire insieme all'impianto carburante anche un impianto di autolavaggio. In quel caso, naturalmente, il regime sarà quello dell'AUA. Quindi, oltre all'autorizzazione per l'impianto, ci sarà acquisire anche l'autorizzazione unica ambientale. Poi dopo vedremo come si coniugano queste due autorizzazioni, come vengono acquisite. Che succede nel frattempo? Quindi nelle more dell'emanazione si applica il vecchio, dico vecchio perché è stato emanato in vigenza neanche dell'ultima legge regionale, la 8/2013, ma della penultima legge regionale, la legge regionale 6 del 2006, che è il regolamento regionale 20 gennaio 2012 numero 1. In particolare, vi ricordo che sono gli articoli 3, 4 e 5 del regolamento regionale 1/2012 che stabiliscono indici di edificabilità, criteri e parametri sia per gli impianti, sia per le attività commerciali, integrative. Per la qualificazione e l'ammodernamento della rete, in particolare per favorire i gestori degli impianti carburanti,
Cosa prevede la Regione Campania? Che negli impianti esistenti su sede propria vuol dire quindi quelli non cosiddetti a marciapiede, ma che hanno una loro area dove le auto possono entrare e uscire, che non abbiano il ricovero, neanche i servizi igienici per i gestori, è autorizzata, laddove possibile naturalmente, la realizzazione di queste strutture fino a un massimo complessivo di 25 metri quadri. Quindi qua non si parla di volumetria, ma di superficie complessiva. Quindi il totale di ricovero e servizi igienici non potrà essere superiore a 25 metri quadri. Per gli stessi motivi, i comuni sottopongono gli impianti esistenti intanto a verifica di sicurezza sanitaria e ambientale, quindi occorre effettuare anche una verifica diversa da quella che poi vedremo nelle ultime slide, quindi una verifica di sicurezza sanitaria e ambientale, e ne verificano la compatibilità ai sensi del DM 31 ottobre 2001, consentendo, se necessario, l'adeguamento degli impianti. Allora, qua la Regione ha ritenuto di dover citare l'articolo, chiedo scusa, il decreto ministeriale, quello del 31 ottobre 2001, anche se poi in altre parti lo vedremo subito dopo, la Regione chiarisce che poi la verifica di compatibilità va fatta in sede di nuovi impianti. Va fatta invece ai sensi di quella normativa che vi dicevo prima, quindi in particolare i commi 112 e 113 dell'articolo 1, articolo unico in effetti, della legge 124 del 2017, una legge di semplificazione appunto nazionale del 2017. Quali sono questi criteri? Li vedremo più avanti, se ci sarà il tempo. Vi dico, vi accenno soltanto che il comma 112 riguarda i criteri di compatibilità degli impianti che si trovano all'interno del centro abitato. E il comma 113, i criteri di compatibilità degli impianti che invece si trovano al di fuori. Quindi le fattispecie, ci ricorda appunto la regione, sono quelle di cui al DM. Qual è la questione? Che naturalmente sono criteri che in gran parte coincidono, ma non sono del tutto uguali, quelli stabiliti da questo DM del 31 ottobre 2001 con quelli invece previsti dalla legge 124. E infatti, prosegue la Regione, gli impianti ubicati all'interno e all'esterno dei centri abitati sono considerati incompatibili secondo quanto previsto appunto dai commi che vi ho appena citato, quindi i commi 112 e 113. Successivamente, l'articolo 124 prevede una deroga, la possibilità di derogare rispetto alla compatibilità, quindi l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel comune. Questo è l'impianto più vicino, la cui distanza è maggiore di 7 km. Quindi sono due criteri, non è chiarito bene se sono criteri alternativi o cumulativi, immagino che siano entrambi. Il sindaco, per esigenze di pubblico servizio, può autorizzare la prosecuzione dell'impianto incompatibile, se naturalmente di pubblica utilità. Quindi va dichiarata la pubblica utilità dell'impianto fino all'installazione di un nuovo impianto conforme. Vi ricordo che chi di voi appunto si occupa di questa materia da un po' di anni, l'8 marzo del 2018 è stata trovata l'intesa a livello di conferenza unificata, quindi Stato, Regioni e autonomie locali, per quanto riguarda appunto la declinazione concreta di questi controlli che devono effettuare i vari enti sulla compatibilità. E per quanto riguarda le deroghe per pubblica utilità, quell'accordo prevedeva gli impianti, quelli che costituiscono unico punto di rifornimento in un comune montano. Quindi soltanto la norma del 2000, l'accordo in conferenza unificata era più, diciamo così, da questo punto di vista restrittivo. La Regione invece ha previsto l'impianto che costituisce l'unico punto di rifornimento esistente nel comune e l'impianto più vicino e più distante di 7 km. Quali sono le attività soggette all'autorizzazione? Nulla è cambiato rispetto alla legge regionale 8 del 2013, sono l'installazione all'esercizio di nuovi impianti, l'installazione di impianti a uso privato, la ristrutturazione totale dell'impianto, la cui definizione trovate naturalmente sempre nel testo unico, l'aggiunta di nuovi carburanti e la trasformazione di impianti da servito in impianti automatizzati, i cosiddetti impianti ghost, no? Impianti in cui non c'è il gestore, ma ci sono esclusivamente impianti automatizzati. Questi sono tutti eventi, tutte attività che richiedono l'autorizzazione. Quali
Quali sono i parametri che vanno verificati per poter autorizzare quel nuovo impianto? Intanto sicuramente ci ricorda la Regione la compatibilità tra i parametri, quindi quella prevista dai commi 112 e 113, che vi ricordo sono diversi a seconda che si tratti di impianto nel centro abitato o al di fuori del centro abitato. La domanda viene trasmessa dal titolare dell'impianto al SUAP competente, il SUAP trasmette copia dei provvedimenti rilasciati alla Regione, al Comando Provinciale delle Vigili del Fuoco, all'Agenzia delle Dogane, all'ente della strada, proprietario della strada, e la norma ci ricorda anche che dobbiamo rispettare le norme di liberalizzazione previste dall'articolo 83 bis che vi ho citato prima, il comma 17 in particolare, dove c'è il divieto divieto di distanze, il divieto di assoggettare a parametri quantitativi, eccetera. Quali sono le attività soggette a comunicazione? Ogni modifica degli impianti di distribuzione di carburanti diverse da quelle di qui sopra sono sottoposte a comunicazione. Il SUAP, dice la norma, invia alla Regione, ai Vigili del Fuoco, all'Agenzia delle Dogane e all'ente proprietario della strada una comunicazione nella quale attesta che le modifiche rispettano le norme edilizie, urbanistiche, ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria, stradale e di prevenzione incendi. Naturalmente la norma è scritta così, ma diamo per scontato che l'attestazione sia quella contenuta nella relazione asseverata del tecnico. Non è che il SUAP attesta, facendosi carico di questa istruttoria, che la norma rispetta, può attestare tutt'al più il rispetto delle norme edilizie urbanistiche, ma per altri aspetti ambientali, fiscali, di sicurezza sanitaria e stradale e prevenzione incendi, naturalmente sono altri gli uffici competenti ad esprimersi. In caso di trasferimento di titolarità dell'autorizzazione, l'articolo 127 ci dice che entro 15 giorni dal trasferimento il cessionario comunica l'avvenuto trasferimento al SUAP, il quale trasmette poi questa comunicazione alla Regione, all'Agenzia delle Dogane competenti e al Comando Provinciale. L'articolo 128 prevede vari casi di sospensione, io qua c'è anche quella volontaria naturalmente, in cui il gestore chiede la sospensione dell'impianto, io qua vi ho messo invece quello d'ufficio, diciamo, quando il comune per motivi di pubblico interesse, previo congruo preavviso ai soggetti interessati o senza congruo preavviso per ragioni urgenti di sicurezza, dispone la sospensione dell'esercizio dell'impianto. Quindi vi ricordatevi che salvi casi eccezionali, quindi salvo che vi siano urgenti ragioni di sicurezza, è sempre necessario il congruo preavviso, quindi fondamentalmente una comunicazione d'avvio del procedimento finalizzato alla sospensione dell'impianto. Quindi il Comune dispone a questo punto la sospensione dell'esercizio dell'impianto. In caso di inottemperanza, quindi nel momento in cui il gestore, il titolare, non ottempera le prescrizioni contenute nella sospensione, il Comune revoca l'autorizzazione dell'impianto. Notate la differenza? Il primo pallino, il Comune dispone la sospensione, nel secondo invece il Comune pronuncia la decadenza. Vi ricordo che la decadenza non è un provvedimento, è un atto meramente ricognitivo, cioè il Comune si limita a prendere atto che è successo qualcosa. In particolare, quando è che quindi si verifica la decadenza? Quando il titolare perde i requisiti soggettivi, quelli previsti dai commi 1-5 dell'articolo 71, se il titolare sospende l'attività per un periodo superiore a 6 mesi, a meno che non abbia chiesto per motivi giustificati la proroga che il comune gliel'abbia concesso, nel caso in cui l'impianto funziona all'interno del centro abitato senza la presenza del gestore, questo lo prevedeva anche la vecchia legge regionale 8-2013, però giusto come spunto, la norma nazionale. Il decreto legge 98 del 2011, in particolare l'articolo 28,7, prevede, cioè ci sono anche sentenze del Consiglio di Stato, prevede un assetto regolatorio da questo punto di vista un po' diverso. Ad ogni modo, la Regione ha ritenuto di regolarsi in tal senso, quindi con il divieto di impianti GOS, diciamo, nel centro abitato. E poi infine, nel momento in cui non metto in esercizio l'impianto nel termine previsto. Quindi sono tutti i casi in cui il Comune pronuncia la decadenza, quindi ripeto, con un atto meramente ricognitivo. Gli impianti ad uso privato sono quelli li abbiamo già visti prima, è prevista l'autorizzazione, previa verifica del rispetto delle norme in materia di sicurezza, prevenzione incendi e tutela dell'ambiente, dopo va effettuato anche il collaudo, l'autorizzazione è rilasciata. Per cosa? Perché è un impianto privato per il rifornimento diretto degli autoveicoli indicati dal richiedente. Poi la norma, l'articolo 114, che non abbiamo commentato, ci dice quali sono gli articoli successivi, quali sono appunto gli autoveicoli, quindi quelli per i quali c'è un rapporto di proprietà o di leasing a
dell'impresa appunto produttiva di beni e servizi. È vietata la cessione di carburante a terzi, quindi altrimenti sarebbe di fatto un impianto, farebbe concorrenza all'impianto stradale. Le autorizzazioni devono essere, sono subordinate alla verifica della reale e comprovata necessità, cioè così come il numero di autoveicoli, cioè devo provare che c'è una reale e comprovata necessità di costruirmi un impianto anziché, diciamo così, consentire l'approvvigionamento di carburante dei miei automezzi con altri impianti stradali. Quindi devo appunto testimoniare che, comprovare che c'è questa necessità. Per gli impianti privati esistenti, sprovvisti dell'autorizzazione comunale, perché ci sono molti casi di impianti privati senza autorizzazione, va chiesta l'autorizzazione entro 6 mesi dal 12 maggio, quindi fondamentalmente entro il 12 novembre va chiesta l'autorizzazione. Trascorso questo termine, l'impianto viene chiuso dal comune. La norma poi ci rimanda ai contenitori distributori mobili a uso privato, questo trovate le definizioni, lo saltiamo, vi ho riportato anche il DM 22 novembre 2017 che dà la definizione la definizione di questi tipi di impianti, quindi fondamentalmente quelli che devono avere capacità geometrica non superiore a 9 metri cubi, collegati ad apparecchiature per l'erogazione del liquido contenuto. Veniamo al collaudo. Sono sottoposti a collaudo dopo l'ultimazione dei lavori e prima della messa in esercizio, l'installazione e l'esercizio di nuovi impianti, quindi i nuovi impianti anche privati, a uso privato. Quando abbiamo una ristrutturazione totale dell'impianto e poi nel caso del cosiddetto potenziamento, quindi quando aggiungo nuovi carburanti. Chi nomina la commissione? Con una recente modifica, come sapete, del 2018, la Regione Campania ha stabilito che prima era sempre la Regione che nominava la commissione, adesso invece è l'ente che autorizza, quindi per gli impianti stradali e per quelli privati il Comune, per gli impianti autostradali evidentemente la Regione. L'articolo 140 richiama un aspetto importante, diciamo, a tutela soprattutto della continuità aziendale dei titolari, e cioè la possibilità che il Comune, il SUAP, possa autorizzare l'esercizio provvisorio per un periodo non superiore a 180 giorni in attesa del collaudo. Quindi il titolare si farà fare da un tecnico abilitato una perizia giurata che attesta il rispetto di tutta la normativa. E nelle more appunto del collaudo potrà mettere in esercizio ovviamente a sua piena responsabilità l'impianto fino, ripeto, a 180 giorni. Il collaudo deve essere ripetuto su istanza del titolare non oltre 15 anni dalla precedente verifica. Naturalmente questo vale per il collaudo cosiddetto ordinario, poi c'è il collaudo straordinario, nel caso di ristrutturazione totale, e quello si fa appunto ogni qualvolta l'impianto è sottoposto a ristrutturazione. L'articolo 141 ci dice quali sono le attività complementari ai servizi integrativi. Sia i nuovi impianti che gli impianti esistenti possono essere dotati di autonomi servizi per l'autoveicolo e per l'automobilista, quindi officina meccanica, elettrauto, commista, lavaggio, strutture ricettive, commerciali, di tutto e di più. Naturalmente questo sempre nei limiti delle disponibilità delle previsioni del comune, quindi in termini di indici di edificabilità, in termini di dotazione delle aree e quant'altro. Quindi questo è chiaro. È sempre consentita, fatto salvo quanto sopra, negli impianti carburanti, la somministrazione di alimenti e bevande, di cui la legge dice di quell'articolo 5,1 lettera B della 287, quindi qua in qualche modo ricordate che nella la settimana scorsa abbiamo commentato i nuovi articoli da 88 a seguenti, quelle sulla somministrazione. Invece qua torniamo alla vecchia dicitura della regione introduce la tipologia unica di somministrazione, qua invece ai soli fini dell'impianto di distribuzione carburante viene richiamato la lettera B, quindi la somministrazione di bevande fondamentalmente. Cosa è sempre consentito? Anche la vendita non esclusiva di quotidiani e periodici, la rivendita ai tabacchi, purché parliamo di un impianto carburante la cui superficie sia superiore a 500 metri quadri, e la vendita di ogni bene e servizio nel rispetto delle norme di settore. Chiudo con il discorso dell'orario degli impianti di distribuzione carburante, poi vi ripeto, trovate le slide relative a quell'altro aspetto della compatibilità, le trovate comunque sul sito Eventi PA. Per quanto riguarda gli orari, gli impianti di distribuzione carburante funzionanti con la presenza del gestore, quindi non gli impianti host, naturalmente osservano il rispetto dell'orario minimo settimanale di apertura, che
che verrà definito nel regolamento di attuazione sulla base dei criteri uniformi a livello nazionale, quindi l'orario minimo sarà stabilito nel regolamento di attuazione. Per resto, gli impianti stradali invece al di fuori dei centri stradali non possono essere, i comuni non possono porre vincoli o limitazioni all'utilizzo continuativo anche senza assistenza, quindi anche agli impianti ghost, delle apparecchiature per la modalità di rifornimento senza servizio con pagamento anticipato, e il comune, il gestore comunica al comune, quindi al SUAP, l'orario di apertura dell'impianto con le modalità stabilite dal comune stesso. Che cosa prevede ancora la norma? Il servizio notturno si svolge conformemente a quanto avrà indicato il comune con propri indirizzi. Gli impianti autorizzati a svolgere il servizio notturno devono rispettare per intero l'orario di apertura, quindi fino alla revoca, questo era previsto anche nella vecchia legge 8, ma è ribadito. Sono esonerati gli impianti di metano e GPL dal rispetto agli orari di chiusura e dei turni di chiusura infrasettimanale e festivo, quindi una chiara norma già contenuta in precedenza, ma di favore per questi impianti che vengono considerati naturalmente più ecocompatibili. E poi c'è un'importante norma transitoria che dice che fino all'emanazione del regolamento di attuazione, quello che vi ricordo deve essere emanato di qui a 6 mesi, si applicano gli orari e i turni previsti dal regolamento regionale 1/2012. In particolare per quanto riguarda l'aspetto degli orari, il regolamento regionale dice che l'orario minimo settimanale è quello di 52 ore, l'apertura obbligatoria va dalle 8 alle 12 e dalle 16 alle 19, mentre per i turni è prevista l'apertura nelle domeniche e nei giorni festivi infrasettimanali di almeno il 25% degli impianti con l'osservanza del giorno feriale. Quindi qua, nei limiti di questi parametri, di questi criteri minimi inderogabili, poi è chiaro che deve essere il comune a gestire i turni e gli orari, naturalmente in attesa di nuovi criteri che saranno stabiliti dalla regione. Chiudo soltanto con questa slide. Per quanto riguarda la vigilanza e le sanzioni, ce ne sono diverse di sanzioni. Anche qua c'è questa criticità: la vigilanza esercitata dai funzionari dell'ufficio regionale e dagli organi di polizia. Anche qui, quindi, mi richiamo a quanto detto sopra, sul discorso degli organi di polizia. Sono fatti salvi i controlli naturalmente di natura fiscale, quelli sulla tutela della sicurezza e dell'incolumità pubblica, sono affidati alle rispettive competenze di agenzia delle dogane e del comando dei vigili del fuoco. Per chi pone in essere un impianto senza autorizzazione, abbiamo una sanzione da comminare ai sensi della legge 689 dell'81, che va da un minimo di 2.500 a un massimo di 15.000 euro, appunto rispettivamente sia per gli impianti stradali che per gli impianti privati. Per gli impianti privati è prevista anche questa sanzione nel caso in cui si fornisca carburante a terzi, perché sarebbe naturalmente una forma di concorrenza diversa rispetto a quelli rispetto agli impianti stradali. Il regolamento di attuazione, che deve essere emanato entro 180 giorni, come vi dicevo, quindi entro novembre, fondamentalmente dovrà avere questo contenuto minimo. Deve individuare i bacini di utenza, deve indicare le procedure amministrative per il rilascio delle autorizzazioni, quali saranno le tutte le deve contenere tutte le disposizioni per dare piena attuazione al testo unico. E deve indicare le misure per promuovere l'efficienza energetica e la diffusione dei carburanti ecocompatibili, quindi in particolare il GNC, il GNL, il metano e quant'altro. Gli indirizzi, come abbiamo appena detto, in materia di orari e turni, che poi dovranno essere declinati a livello territoriale dei comuni, e le indicazioni ai comuni anche per quanto riguarda le verifiche di incompatibilità degli impianti di distribuzione carburanti sulla rete ordinaria. E chiudo con questa slide. Questa appunto è la tabella riepilogativa dei vari regimi abilitativi. Come vi dicevo, sotto vedete 3 righe dove c'è attività senza lavaggio, attività con lavaggio, distinto a seconda che si tratti di esercizio provvisorio, aggiunta carburanti o installazione. Quindi c'è sempre in questo caso l'AWA, come vedete, quindi l'autorizzazione. Anche qua è previsto un silenzio assenso di corsi 90 giorni, scia di prevenzione incendi e AWA. E poi naturalmente forme diverse di comunicazione in caso di subingresso, in caso di cessazione dell'attività. Quindi questo è, io mi fermerei qui, sono le 11:15, quindi Paola, se
Vogliamo cominciare con le risposte ai quesiti da parte Sì, di assolutamente. Gabriele Allora potete Granatiero. aprire tranquillamente anche Michele Granatiero può riaprire il suo microfono e la sua webcam. Io rimango qui in chat, stanno arrivando anche domande e sono qui a disposizione. Dunque, se posso iniziare, sono 5 domande rispetto alle quali potrete direttamente. Dunque, c'è la prima domanda che riguarda, per un'area mercatale attrezzata allo svolgimento di mercato settimanale, fosse necessaria anche la relativa autorizzazione sanitaria. Praticamente, nei mercati settimanali, sia in presenza di scia di autorizzazione, sostanzialmente non posso parlare di autorizzazione sanitaria, perché l'autorizzazione la dà l'organo sua praticamente. Quindi non c'è una scia sanitaria che viene presentata laddove ovviamente è necessario. E c'è la tabella che rappresenta tutti i titoli abilitativi e quindi rappresenta anche la casistica in cui viene indicata la scia sanitaria. Ovviamente la scia sanitaria necessita laddove c'è in caso di vendita di prodotti alimentari, oppure occorre invece fare riferimento all'obbligo, diciamo, del rispetto delle norme igienico-sanitarie ed ambientali, ma queste afferiscono all'aspetto del requisito di accesso, diciamo, all'attività e non alla specifica autorizzazione o scia. Per quanto riguarda invece la seconda domanda, era quella relativa, non vorrei sbagliare, nel caso di esclusivi di vendita con vendita di pastigliaggio, sempre la scia sanitaria, dunque, nel caso di vendita della stampa in punti esclusivi, con vendita anche di pastigliaggi, non vi è una scia sanitaria perché i prodotti sono esclusivamente confezionati. C'è però anche qui il rispetto delle norme igienico-sanitarie, ma per l'attività nel suo complesso. Come sappiamo, il fatto della vendita di prodotti, come dire, di pastigliaggi, afferisce non tanto al settore alimentare quanto al settore non alimentare, che sono tutti prodotti preconfezionati e che non hanno esigenza di particolari modalità, diciamo, di conservazione. Poi c'era una domanda che era quella: sono previste sanzioni per mancata comunicazione della cessata dell'esercizio vicinale? Dunque, sì, per la mancata comunicazione della cessata attività nell'esercizio di vicinato, di cui all'articolo 26, c'è la sanzione. Anche qui c'è un livello, diciamo, di controllo e di verifica, di monitoraggio, e la sanzione è quella complessiva prevista che va da un minimo di 2.500 ad un massimo di 15.000 euro, come dice l'articolo 145. Poi c'era un'altra domanda. Quella con i punti esclusivi, e beh, ma questa più o meno è la stessa. Si ripete quella c'è la questione dei requisiti professionali. Sì, i requisiti professionali sono sempre e comunque richiesti. Quindi non afferiscono al fatto della vendita di pastigliaggi, ma ovviamente afferiscono all'attività nel suo complesso, solare deve necessariamente avere i requisiti di cui all'articolo 6, quindi moralità e professionalità. Il punto 5, per l'applicazione delle norme previste dal testo unico della Regione Campania, va attesa l'adozione dei regolamenti di attuazione regionale, articolo 154. Sì, certo, il regolamento non necessita comunque e dovunque del regolamento. Ci sono delle attività che provengono, diciamo, dalle vecchie norme che sono state raggruppate, integrate e così via, ma non necessariamente sono in norma. È ovvio che laddove ci sono degli strumenti innovativi, questi hanno e laddove previsto specificamente, ovviamente bisogna di accettare il regolamento.
In particolare c'è necessità di regolamento in ogni punto del testo unico in cui vi è o un evidente contrasto con le norme precedenti, oppure addirittura un'evidente innovazione. E quindi laddove c'è esigenza di una specifica proceduralizzazione delle attività da effettuare, da realizzare. Per le altre credo che siano più di competenza forse del dottor Rocca Salva, se non vedo male. Sì. Lascerei la parola a Rocca Salva. Ok, allora, leggo qualche quesito. Allora, dice, per l'applicazione delle norme previste nel testo unico della Regione Campania, va attesa l'adozione del regolamento di attuazione regionale di cui all'articolo 154? Allora, fondamentalmente la risposta è no, nel senso che la maggior parte delle norme, come abbiamo visto, sugli impianti carburanti è di carattere immediatamente precettivo. Anche quelle norme che rimangono alla successiva approvazione del regolamento regionale di attuazione, prevedono già comunque la disciplina transitoria, che abbiamo già commentato in più parti, e per molte parti appunto, si applica il regolamento regionale 1/2012 per quanto riguarda, ad esempio, il discorso degli indici di edificabilità e i parametri, per quanto riguarda gli orari, per quanto riguarda i turni di esercizio degli esercenti. Quindi, e nella massima parte sicuramente non occorre aspettare il regolamento di attuazione. Sicuramente occorrerà monitorare con grande attenzione questo regolamento, perché da lì poi scatteranno tutta una serie di obblighi in termini di ottemperanza da parte dei comuni, quindi rispetto a tutto ciò che il regolamento prevederà. È consentita, un passo a un successivo quesito, è consentita l'attività di distribuzione carburanti della sua energia elettrica, ma secondo la non si vede perché no, nel senso che la definizione di impianto che ci dà l'articolo 115 ci dice il complesso commerciale unitario, bla bla bla, sulla pubblica via per l'erogazione automatica di carburante per autotrazione. La lettera B dell'articolo 115 ci dice quali sono i carburanti per autotrazione, e tra questi sicuramente abbiamo benzine, gasoli, GPL, gas naturale, metano, idrogeno, miscele, metano, idrogeno, qualsiasi altro carburante conforme alle norme emanate dagli enti competenti secondo la vigente normativa. Quindi, chiaramente, nel momento in cui l'energia elettrica rientra in questo numero 7, non si vede perché no, non deve essere cumulativo, basta vendere uno o più. Una più dei carburanti indicati. Ancora, per i suoi distributori di carburanti non è necessaria l'AWA? No, l'AWA è necessaria. Allora, secondo la tabella che abbiamo visto dei regimi abilitativi, l'AWA è necessaria nel momento in cui pongo in essere un lavaggio, perché lì il motivo è chiaro. Ci sono articoli 124 e seguenti del codice dell'ambiente. Sicuramente per quanto riguarda l'autorizzazione agli scarichi idrici occorre l'AWA. Possono esserci dei casi di AWA anche nel caso in cui non c'è il lavaggio, questo sicuramente sì. In alcuni casi di scarico di acque, reflui di acque da dilavamento del piazzale e quant'altro, ma sono casi che vanno verificati, appunto, vanno verificati eventualmente caso per caso. Poi sono tutte casistiche particolari in cui ritengo che sarà molto importante approntare da parte della regione la modulistica unificata a livello appunto regionale, conforme al testo unico, in maniera appunto, come dire, ermetica, dove vengono prese in considerazione tutte queste fattispecie. La regola generale è che però l'AWA è sempre comunque necessaria soltanto se realizzo un autolavaggio. L'installazione dell'impianto privato non è soggetto a norme edilizie urbanistiche? Sì, ringrazio per la domanda. Anche se io ritengo di sì, poi magari su questo ci sarà una, come dire, ci sarà una avviso da parte della regione. Il fatto che non sia stato indicato nei criteri da eseguire per l'autorizzabilità, diciamo così, scusatemi il termine, per l'istruttoria di una domanda di autorizzazione di un impianto a uso privato, non vuol dire che non debba essere
rispettata la compatibilità edilizia urbanistica di quello che a tutti gli effetti è un impianto produttivo. Quindi sicuramente sì. Vado avanti. Dove è possibile reperire il DM 18.504 del 31 ottobre 2001? Bella domanda, perché ieri l'ho inseguito un po' sulla rete, l'ho trovato attraverso un sito privato, tra l'altro, neanche ministeriale. È una cosa non facilissima da trovare. Magari, non so se è possibile, lo possiamo pubblicare. Non so se è possibile, Paola, sulla pagina di Eventi Pia, altrimenti. Sì, mandami il link o il PDF e lo pubblico entro oggi. Perfetto, ok. E poi dice, gli impianti di distribuzione carburanti esistenti debbono mettersi in regola con l'AWA? Assolutamente sì, se hanno il lavaggio, o anche negli altri casi che abbiamo visto, eventuali che abbiamo visto prima. Ma questo oggi non perché lo preveda la tabella riepilogativa il numero 7 della tabella allegata del testo unico della Regione Campania. Questo dal giugno 2013 è un'attività pacificamente soggettata a AWA, quindi tutti gli impianti carburanti dove viene effettuato il lavaggio, tutti gli impianti di autolavaggio che si trovino all'interno o all'esterno di un impianto di distribuzione carburanti devono avere il titolo abilitativo dell'AWA. Poi è chiaro qua, e faccio un inciso con riferimento alla tabella, è chiaro che se io ho devo autorizzare, immaginiamo un impianto nuovo, dove il titolare mi chiede la realizzazione anche dell'impianto di lavaggio, di autolavaggio, oltre che il titolo per l'impianto in sé, è quello il classico caso di procedimento unico ai sensi dell'articolo 4, dell'articolo 4,4 o 5 del DPR 59 del 2013, cioè tradotto. Vuol dire che io come SUAP indirò o eventualmente convocherò un'unica conferenza ai servizi dove presenterò l'autorità competente e tutti i soggetti competenti in materia di AWA, nonché tutti i soggetti, eventualmente agenzie delle dogane, Comando Provinciale di Prevenzione Incendi e quant'altri, eventuali enti preposti ai vincoli, ente proprietario della strada, eccetera, con l'ufficio urbanistica, se è diverso dal SUAP per gli aspetti edilizi urbanistici. Però un'unica conferenza dei servizi dove dentro ci sarà anche l'AWA. Questo appunto non lo, non, su questo non si sofferma il testo unico, ma l'abbiamo detto già in qualche webinar nazionale qualche giorno fa, è un tipico caso di AWA che va chiesta nell'ambito di un procedimento più complessivo. Completo. Dunque c'è un'ultima domanda, vediamo un attimo. Ok, il titolo unico di realizzazione e esercizio di impianti carburante presuppone poi in seguito la comunicazione di messa in esercizio da parte dell'impresa autorizzata? E sicuramente sì, perché se io, come ci ricordava prima l'articolo sul collaudo, il collaudo è un qualcosa che va chiesto dopo la comunicazione di fine lavori, e quella comunque va fatta, perché è un adempimento di carattere, prima ancora che annonario, un adempimento di carattere edilizio. Nella comunicazione dei fine lavori e prima della messa in esercizio dell'impianto devo avere il collaudo. Quindi sicuramente sì, dopo l'autorizzazione, dopo il titolo unico, dovrò comunicare la fine lavori. E nel caso di autorizzazione di esercizio provvisorio, come si opera in sede di provvedimento unico? Ma non ci sono rapposizioni, perché come abbiamo detto, il provvedimento unico è qualcosa che viene a monte della realizzazione dell'impianto. Quindi il titolo unico, dal punto di vista annonario ed edilizio, quindi ti autorizzo dal punto di vista annonario ed edilizio e naturalmente tutte le altre norme fiscali, sicurezza, eccetera, ti autorizzo a effettuare, a porre in essere l'impianto. Poi è chiaro che l'esercizio provvisorio invece riguarda una fase successiva in cui ho già comunicato la fine lavori, per non aspettare troppo, nelle more dell'effettuazione del collaudo chiedo l'esercizio provvisorio. Quindi sono due fasi che tranquillamente non si sovrappongono. Michele, se hai tu qualche ultimissima domanda a cui rispondere, non so, dimmi tu. C'era quest'ultima domanda che praticamente sembra però aprire ad un conflitto, diciamo, istituzionale, direi. Il fatto quanto dicevo prima, in caso di vendita esclusiva di giornali, però con vendita anche di prodotti confezionati alimentari, il fatto della scia sanitaria.
non è, a mio avviso, non è prevista proprio perché, lo dicevo prima, in quanto i prodotti già confezionati, preconfezionati, che non hanno esigenza di particolari, come dire, modalità, diciamo, di conservazione, non sono considerati prodotti alimentari in un stretto senso, diciamo. Quindi non avrebbero bisogno della scia sanitaria. Il fatto che venga richiesta da parte dell'ASL e quindi praticamente il suo si debba adeguare a questo, beh, insomma, credo che sia inutile aprire un conflitto, ripeto, istituzionale. Ok, dunque vediamo un poco come siamo messi col tempo, abbiamo un minuto. Sì, ancora un minuto, prego. Allora, un impianto di distribuzione carburanti, qualora chiede una proroga di ulteriori 15 giorni per concludere la pratica di collaudo dei 15 anni e superati questi non comunica nulla al SUAP e organi competenti, cosa succede? Quali misure si devono applicare? Questo è il discorso. Chiaro che Allora, un impianto di distribuzione carburanti, se parliamo del collaudo quindicennale, non vedo quale possa essere il problema, nel senso che non è che non è un collaudo straordinario, ho un collaudo legato alla messa in esercizio dell'impianto, i lavori li ho finiti, devo semplicemente come mero adempimento chiedere il collaudo. Le misure da applicare, quindi non vedo quali possano essere gli ostacoli, come dire, prospettati dal titolare. Quello che posso dire è che un impianto senza collaudo, anche superate le eventuali proroghe, non può più essere in esercizio. Ecco, questo è sicuramente un aspetto importante da considerare. Se Michele non ha altre domande, non so Paola, penso che siamo arrivati al termine. Sì, siamo arrivati al termine a nostra disposizione. Vi chiudo un secondo i microfoni perché ecco, c'è un po' di ritorno. Allora, ringrazio tutti voi per aver partecipato. Le domande alle quali non è stata data risposta ci sarà la forma scritta e anche altro materiale che appunto Riccardo e Michele mi vorranno far pervenire e verrà poi pubblicato sulla pagina di eventi. Anche per la registrazione vi chiedo insomma, un po' di attesa perché il tempo tecnico per scaricare il tutto. Allora vi ringrazio, con oggi si conclude questo ciclo sul testo unico della Regione Campania. Ringrazio Riccardo Roccasalva e Michele Granatiero e tutti voi per aver partecipato. Lascio la parola per gli ultimi saluti ai nostri relatori. Grazie a tutti. Ringrazio tutti per la partecipazione che ho visto è stata abbastanza nutrita e credo che sia di nostra anche soddisfazione, voglio dire, aver partecipato a un webinar di questo tipo. Quindi, ovviamente noi siamo a disposizione per qualsiasi vostra richiesta, qualsiasi vostro chiarimento, i nostri recapiti sono sui siti istituzionali, quindi vi aspettiamo per qualsiasi diciamo, ulteriore comunicazione e per qualsiasi Sì, altro posso solo richiesta. aggiungere rispetto a Grazie. quello che ha detto Michele, anche noi come Formez siamo a disposizione non solo dei partecipanti, ma anche della stessa regione, insomma, nel caso in cui si vogliano fare in futuro altri eventi formativi, credo che la risposta sia stata più che buona, sia in termini organizzativi che di partecipazione, quindi speriamo di incontrarci presto. Grazie.